contro le politiche neoliberiste e nazionaliste, guardando ai movimenti delle donne e dei giovani. E questo è il programma che la sinistra mette in campo per scalare Bruxelles. Al primo punto, una radicale rifondazione democratica dell'Europa. Per realizzarla, si legge nel programma, bisogna abolire la Troica ed ampliare i poteri del Parlamento europeo, che deve sovraintendere anche la Banca Centrale Europea. E poi basta con l'austerity. Ci sono i trattati? La risposta è la disobbedienza. Il fiscal compact va cancellato, così come il pareggio di bilancio. E vanno cambiati i parametri di Maastricht, definiti arbitrari. Si dichiara guerra a tutti i paradisi fiscali, mentre si propone di introdurre una patrimoniale per ricchezze immobiliari e immobiliari e una tassa del 25% su tutte le società. L'altro totem che la sinistra vuole demolire sono i trattati commerciali bilaterali, il CETA tra Canada e Unione Europea e il trattato transatlantico tra Stati Uniti e Vecchio Continente. La grande scommessa invece è sull'ambiente. Si chiede di investire il 3% del PIL europeo sulla riconversione ecologica dell'industria e dei trasporti. In tema di lavoro invece torna un'antica battaglia, la riduzione dell'orario a 32 ore settimanali a parità di salario e ricompare la scala mobile, ossia l'indicizzazione automatica dei salari in tutto il continente. Sul tema dei diritti si guarda a donne e a migranti. Per le prime si chiede parità di mansioni e retribuzioni, per i secondi porte aperte a chi cerca lavoro, regolarizzazione di chi è già in Italia, diritto di voto. Infine più soldi al sud, alla scuola, no agli armamenti e organismi come la NATO, che ormai, scrive la sinistra, appartengono a un'altra epoca storica.